La sequenza mi dice calcolare la lunghezza parziale, poi dividere i giri della lunghezza per il numero delle maglie che dobbiamo aumentare e otteniamo ogni quanti giri aumentare una maglia. Cioè, è semplice. Perché? Perché noi sappiamo che comunque 100 e non cambia niente, due giri, tre giri, veramente sono sfumature di millimetri, per cui finché siamo nell'ordine di 2, 3, 4 maglie, proprio andiamo tranquillissimi. Noi sappiamo che la lunghezza totale è di 120 giri, perché l'ho appena calcolata. Per calcolarla prendiamo quindi la lunghezza totale meno la lunghezza dei 2 centimetri e dei 2 centimetri del bordo e della sbiegatura, otteniamo il 29, 60 per 29, come vi ho fatto vedere, sono 120 giri. A questo punto noi sappiamo benissimo che abbiamo 30 maglie e dobbiamo raggiungerne qui 40. Come fare per saperlo? E ce lo dice la guida. Chiaramente la lunghezza totale, quindi dei 29, dei numero dei giri della lunghezza fino alla sbiegatura, quindi parziale 29, sono 120 giri. Cioè, sì, scusa, ma qui come ricavo le maglie? Ah, forse prima di fare questo di conteggio effettivamente andava fatto l'altro, per cui possiamo fare 54 meno 42. 54 meno 42 uguale 12 maglie. Noi dobbiamo aumentare una maglia, cioè 12 maglie. Come la aumentiamo? Facciamo esattamente come dice il calcolo. Prendiamo il numero delle giri, 120 sono quelle equivalenti ai 29 cm della lunghezza parziale, diviso il numero delle maglie, in questo caso sono 12, e otteniamo ogni quanto aumentare una maglia, e quindi ogni 10 giri una maglia. Io aumenterò una maglia ogni 10 giri su questo tratto, perché poi ci fermeremo alle spalle. Quindi andiamo in macchina e iniziamo con, ci fermiamo, questo conteggio lo facciamo dopo perché è più semplice. Avvio sulle 42 maglie nel mio conteggio, ovviamente ognuno sulle proprie, con filato di scarto, avvio che abbiamo visto nel bordo, faccio una decina di giri.